È la prima volta al microfono di Pisciano Time Cosimo Chiricò. Si riparte dopo la sconfitta di Ferrara che ha fatto male, però non pregiudica il vostro cammino. Bisogna essere bravi anche a saper ripartire dopo una sconfitta. Sì, quello sicuramente è stata una partita un po' difficile, però noi stiamo lavorando in settimana per dimenticare subito la sconfitta di domenica, quindi ci rifaremo alla grande sabato. Tu sei stato uno dei migliori contro la SPAL. Quali sono le difficoltà che avete incontrato contro la squadra di Brevi? No, difficoltà secondo me l'abbiamo trovata più che dopo l'espulsione, perché secondo me stiamo facendo una gara, un'ottima gara, poi ci sta che magari giochi uno in meno e loro trovano il gol, però noi abbiamo fatto una grande partita, anche in 10 abbiamo dimostrato il nostro valore, quindi ci rifaremo sabato. Sabato arriva il Prato, una squadra che crea tanto ma concede anche tanto. Con l'aiuto dei tifosi è l'occasione giusta per tornare a vincere. Sì, noi non dobbiamo perdere queste occasioni anche perché cioè, noi come squadra siamo forti, quindi non ci dobbiamo abbattere sulle sconfitte oppure sulle cose dei tifosi che magari giustamente loro si aspettano sempre di più del nostro gioco, quindi ci dobbiamo far perdonare sabato. Tu sei stato uno dei colpi del nostro calciomercato, il tuo rendimento tutto sommato è positivo, due splendidi gol. Come ti stai trovando qui ad Ascoli e a che punto è il tuo inserimento? No, no, come città, come tifoseria, come una grande piazza, anzi, mi trovo abbastanza bene. Poi mi sono reintegrato subito bene perché abbiamo un gruppo spettacolare, siamo la maggior parte sono tutti ragazzi, quindi sicuramente faremo bene. A livello tattico il mister ti schiera sulle fasce, contro la spalla hai giocato dietro la punta, dove ti trovi meglio? Ma il mio ruolo è esterno a destra, però il mister sabato per esigenza diciamo, mi ha messo seconda punta e penso che sono andato abbastanza bene, però il ruolo mio è esterno. Il tuo rapporto col mister, sappiamo che lui cura tutti i particolari, come ti stai trovando con lui? No, no, il mister è un ottimo allenatore, sa fare bene il suo lavoro, noi cercheremo di fare il nostro meglio e magari faremo buona cosa. Stai vedendo anche le altre squadre come si stanno comportando? Il Pisa sta confermando di essere un organico di primissimo livello, forse sono loro i favoriti per vincere questo campionato. Quali altre squadre ti stanno stupendo in maniera particolare? No, sicuramente il Pisa secondo me ha fatto un'ottima squadra per andare in Serie B, però noi e altre due tre squadre credo che faremo il massimo per cercare anche noi di fare qualcosa di importante. Le squadre sono il Teramo sta facendo un'ottima avvio di campionato e poi c'è anche il Prato che c'è una buona squadra, però dai, spero che anche noi diremo la nostra. Tu sei un giocatore di fantasia che in campo regala sempre numeri, dribbling e questo ti rende molto simpatico ai tifosi. Ti senti di promettere loro un numero di gol particolare per questa stagione? No, io spero solo di promettere una grossa promozione, diciamo più che altro. Poi le cose in campo che magari sì, vengono o non vengono, però ora l'importante è fare bene col gruppo, non diciamo di cercare la cosa singola.